Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo. Con le ultime notizie da oggi, infatti 31 dicembre, si tornerà in zona rossa come previsto dal decreto Natale. In tutte le regioni valgono le regole della fascia di rischio più alto. È vietato spostarsi all'interno del proprio comune se non per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza. Sono chiusi tutti i negozi tranne gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabacchini. Restano aperte anche le edicole e le attività di servizi alle persone come barbieri e parrucchieri. Il Viminale inoltre ha disposto controlli mirati delle forze dell'ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti quali quelli non necessari che sono vietati e alle presenze di più persone a bordo delle auto. I controlli si concentreranno per verificare eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti e feste private in ville o bed and breakfast affittati per l'occasione con l'esplosione di fuochi d'artificio. Conferenza stampa di fine anno per il Premier Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Tantissimi temi trattati dai vaccini fino alla questione della riapertura delle scuole. Lo stato di emergenza per il Covid dichiara lo prorogheremo sino a quando sarà necessario per mantenere i presidi di protezione civile e tutti i presidi che ci consentono di gestire questa triste emergenza dando potere ai soggetti attuatori. Ma andiamo ad ascoltare un estratto della sua conferenza. Innanzitutto massima solidarietà a Claudia Livernini, l'infermiera che si è sottoposta al vaccino ed è stata insultata. È una cosa inaccettabile, è una cosa inaccettabile in sé, gli insulti, le aggressioni via web o attraverso altri canali, ancor più inaccettabile addirittura adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che consentirà di mettere in sicurezza il paese. Quindi massima solidarietà. Per quanto riguarda l'altra domanda che riguarda la Germania, perché l'Italia non si è assicurata delle dosi con canali diretti? Allora, vorrei ricordare che l'Italia, la Francia, la Germania e l'Olanda sono stati i primi paesi che in modo sincronico e sintonico si sono mossi per creare l'alleanza per i vaccini. Dopodiché, dopo essersi già assicurati i contatti con le ditte che assicuravano, diciamo, maggiori risultati e maggior successo su questo fronte della ricerca, hanno consegnato la palla alla Commissione europea perché si è ritenuto, abbiamo ritenuto, è stata una scelta politica che sul fronte dei vaccini fosse necessario muoversi all'unisono sul fronte compatto, quindi europeo. L'Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse, innanzitutto perché le dosi contrattualmente, diciamo, negoziate a favore dell'Italia e dell'intera Europa sono centinaia di milioni, quindi sono assolutamente sufficienti con varie ditte, con varie linee di produzione. Uno, addirittura l'Unione Europea, su sollecitazione anche nostra, di alcuni leader di governo, si è premurata di acquistarne in più per consentire anche di intervenire in alcuni paesi che non avranno semmai la possibilità, anche per ragioni economiche o di accesso diretto, la possibilità di avere un piano vaccinale, di avere delle dosi. Quindi assicureremo anche ad alcuni paesi balcanici, paesi del Nord Africa e altri ancora, metteremo a disposizione l'Unione Europea, perché è qui che si esprime la leadership dell'Unione Europea, anche nel mondo. Metteremo a disposizione vaccini e piani vaccinali. Detto questo, l'Italia non l'ha fatto perché all'articolo 7 del contratto e della decisione assunta dalla Commissione europea c'è il divieto di approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello europeo.
Sono 16.202 i nuovi contagi da coronavirus in tutto il territorio nazionale, secondo l'ultimo bollettino diramato alla Protezione Civile. I tamponi effettuati sono stati 169.045, per una percentuale di positività al test del 9,58%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto alla giornata precedente. Dal bollettino della Protezione Civile Nazionale si segnalano anche 19.960 nuovi guariti e 575 decessi. La situazione negli ospedali vede diminuire i posti occupati in terapia intensiva di 21 unità, toccando quota 2.528 persone ricoverate. Un anno difficile e duro per tutti che ha messo in ginocchio ancora di più la popolazione di Napoli con la mareggiata di 2 giorni fa che ha distrutto locali di ristorazione del lungomare. A fare il punto sulle prospettive presenti e soprattutto future della città è il sindaco Luigi De Magistris. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Se consideriamo che un paio di settimane fa qui quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale avevano cercato di darci la spallata. Ricordiamo che avevano votato per lo scioglimento del Consiglio Comunale il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi da questo punto di vista arriviamo forti, però si arriva a quest'ultimo dell'anno con una grande malinconia, una grande amarezza. È stato un anno terribile per il mondo e anche per Napoli. Poi da ultimo anche questa mareggiata senza precedenti, almeno a memoria di chi insomma vive la città da diversi decenni, ha anche sconvolto ulteriormente la nostra comunità. Però devo dire che abbiamo messo in campo una serie di azioni fondamentali per resistere e per ripartire, quindi si è lavorato molto e con una nota anche di apprezzamento sulla tenuta sociale della nostra città, che non era scontata. Io credo che questa città ha dimostrato in questi mesi tutta una grande forza e anche una grande rete di solidarietà, che non bisogna mai darla per scontata, soprattutto in questi momenti così drammatici e anomali della storia dell'umanità. Sui giornali, sugli organi di informazione si legge tutto il contrario di tutto, ma questo è tipico della politica nazionale come delle politiche cittadine. È chiaro che in questi giorni ho messo in campo una riflessione, perché noi abbiamo questi 6 mesi in cui c'è bisogno di forza, sprint, energia e risolutezza sul piano amministrativo, ma non vi sfugge anche necessità di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi, è inutile che ormai ce lo nascondiamo, anche a una campagna elettorale che ormai è quasi imminente. Quindi questa è la valutazione che sto facendo, nella consapevolezza che non ci saranno cambi radicali, ma una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il comune e la città metropolitana lo sto mettendo in campo, ed ovviamente è una decisione che maturerò a strettissimo giro. Però di nomi che ho letto veramente ce ne sono stati tanti, quindi non entro nel merito, perché tra ho letto di tutto, anche che sono quasi ufficialmente candidato a mia insaputa in Calabria, quindi si legge davvero di tutto. Sono 930 i nuovi positivi al coronavirus in Campania, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale in merito all'emergenza Covid-19. I test effettuati e processati sono stati 11.985, per una percentuale di incidenza ai tamponi del 7,75%, in netta diminuzione rispetto alla giornata precedente. I guariti del giorno sono stati 1.763, ma si segnalano purtroppo anche 47 decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 38 nei giorni precedenti, ma registrati ieri. La situazione negli ospedali vede i posti occupati in terapia intensiva aumentare sino a 102 su 656 disponibili. Sono invece 225 nuovi casi da Covid-19 nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato all'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1.853, per una percentuale di incidenza al test del 12,1%, il leggero aumento rispetto alla giornata precedente, ma a far preoccupare sono i decessi, altri 14 nelle ultime 24 ore. Due si sono avuti a Caserta e San Felice a Cancello, mentre uno ad Albignano, Aversa, Capodrise, Casaggiove, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Sant'Arpino e Trentola Ducenta. Dal bollettino si segnalano anche 265 unità guarite. Il comune con più casi attualmente positivi è del giorno Mondragone con 27, seguito da Maddaloni a 17, Marcianise a 15.
È terminata la sosta natalizia per il Napoli, è tempo di proiettarsi sul campionato. Il Cagliari nel mirino dei partenopei domenica pomeriggio, così come tentativo in extremis da parte dei lungo di recuperare da parte dei lungodegenti. Gli azzurri hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di Cagliari e si sono allenati allo stadio Diego Armando Maradona. Gattuso con il suo staff ha curato l'allenamento della squadra partenopea cercando di mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa. Il match in programma il 3 gennaio, dove sicuramente non saranno presenti Dries Mertens e Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è rientrato quest'oggi a Napoli, aspetta l'ok dei medici azzurri per tornare ad allenarsi. Per la trasferta in terra sarda anche Koulibaly potrebbe non recuperare, mentre per Demme c'è qualche possibilità almeno per vederlo in panchina. Chiudiamo sempre con il calcio, con la Salernitana che ieri è stata sconfitta sul campo del Monza per 3-0. In rete anche Mario Balotelli all'esordio con la squadra di Brocchi. Campani che tuttavia rimangono invece in testa alla classifica grazie al pareggio dell'Empoli in casa contro l'Ascoli. Cassori ha commentato così la sconfitta contro il Monza per 3-0. Perdere con questa squadra ci sta, non hanno nulla a che vedere con la Serie B, hanno giocatori da serie superiore. Abbiamo fatto una discreta partita provando a giocarcela fino alla fine. Hanno meritato loro, mi tengo stretta la squadra, dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte sin qui. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.